E dalla politica alla cronaca, ancora auto in fiamme. La scorsa notte in via Giusti a Mottola un'auto, una Mercedes, è andata in fiamme. Sono in corso infatti indagini per verificare l'origine dell'incendio, sul posto per domarle come sempre i vigili del fuoco. E sempre nella notte. Con il concerto della Passione ieri sera in Chiesa Madre si è concluso a Mottola il concorso Marce Inedite della Passione a cura del Comitato Interconfraternale con il patrocinio di Comune e Provincia. Cinque le marce finaliste tra le 10 pervenute sono state eseguite dalla banda Paisiello di Palagiano, diretta dal maestro Rocco Cetera e valutate da una giuria di tutto rispetto presieduta dal maestro Francesco Longo. Nessun primo premio assegnato quest'anno, in quanto nessuna delle marce finaliste ha raggiunto, così come previsto dal regolamento, una votazione compresa tra 91 e 100 centesimi. Secondo premio alla marcia alla mia cara mamma del maestro Sebastiano Rondinella della Sicilia, che si è guadagnato anche il premio della memoria del maestro Franco Leuzzi, donato dalla moglie dello stesso Germana Sapio. È risultata la marcia che ha saputo meglio rendere la tarantinità. Terzo premio per atto di dolore del maestro Giuseppe Creatore di Rutigliano.